Sono passati 7 anni da quel drammatico 11 dicembre 2006, quando Raffaella Castagna, Paola Galli, Valeria Cherubini e il piccolo Youssef sono stati massacrati in quello che fino a quel giorno era un normale condominio nella tranquilla cittadina di Erba, in via Diaz al numero 20. Noi abbiamo pensato che fosse scoppiato un incendio. Non avevamo sentore che era già iniziata la strage, capisci? Perché allora là era buio. Buio. 7 anni dopo molte cose sono cambiate. Ci sono nuovi condomini e i testimoni di allora non hanno più voglia di parlarne. Eppure tutti sanno che quel condominio non era poi così tranquillo. Fino a pochi giorni prima della vicenda, le liti erano all'ordine del giorno e spesso era proprio lei, Rosa Bazzi, a provocarle. Erano veri questi litigi, questi screzzi? Sì. I carabinieri regolarmente erano qui. Poi Rosa si è messa a litigare un po' con tutti. Lei aveva anche qualche fobia, ha incolpato il figlio di una mia amica che l'ha aggredita, l'ha stuprata. Cose inventate, io penso che siano inventate. Senta, Olindo che tipo era? Olindo per me era un bravo uomo. Secondo me è stato molto, molto soggiogato da lei. Olindo e Rosa si conoscono quando hanno poco più di 20 anni. Si sposano contro il volere di tutti. Piera, l'anziana madre di Olindo, ancora oggi non nasconde il suo odio nei confronti della nuora. Mio figlio è innocente e c'è il carcere soltanto per Bazzi Rossi. Lei comandava, faceva tutte le mie accherie che ha potuto farti in questa casa le ha fatte. Se mi viene sotto Bazzi Rossi io lo ammazzo. Madre era una vipera, venne morta come l'altra. Suo padre era un grande ubriaco. Quando giù dai Bazzi, giuro l'orso, neanche la direzione di quella gente là, perché se vengono qua li spacco la faccia. Ed è questa la casa dei Bazzi, dove Rosa è nata e ha trascorso l'infanzia. Oggi qui vivono soltanto 2 anziani zii, che però non vogliono parlare con noi, non vogliono più ricordare. Cosa volete di vedere qui a domani? Ne ha lavorato le ora. Poi, fermi bande. Ho detto di andare fuori dalle bande. Filomena, ho detto di che non voglio un cazzo di niente. Ecco, fila, ostia da Lazzaroni ne ha lavorato. Morte di fame. La casa di Olindo e Rosa in via Diaz ad Erba diventa rapidamente un rifugio, un fortino in cui chiudersi al riparo dal mondo esterno. La sua mania qual era? La sua mania era nel vivere dentro in questo cubo. Loro vivono in simbiosi, uno non può stare senza l'altro. Ma lei li frequentava dopo che si sono sposati? No. Io sono mai stata neanche dove abitavo, sono mai stata giù. Quindi non vi frequentavate tanto? Loro erano molto soli? Per forza. E tutte le materie che poteva le ha fatte lei. Era una cosa insopportabile. Poi però, nel piccolo mondo di Rosa e Olindo, qualcosa cambia. Arriva Raffaella Castagna e con lei suo marito Azuz Marzouk e il piccolo Youssef. E la quiete di quel condominio di colpo si interrompe. I litigi, la musica forte, di casa Castagna c'era un andare e vieni di persone. La situazione tra i vicini diventa sempre più difficile, tra insulti, provocazioni e minacce. La causa penso che sia dovuta anche molto al comportamento degli Azzuz. Perché poi non avevano, secondo me, rispetto per nessuno. Non era uno stinco di santa, quella ragazza. Raffaella di chi aveva paura? Aveva paura proprio di loro. Si sentiva seguita in tutto per tutto. Insomma, aveva paura. Io penso che questa tensione sia aumentata finché ave scoppiata la bomba e hanno fatto quel che hanno fatto. Olindo Romano e Rosa Bazzi vengono riconosciuti responsabili della strage di Erba e condannati all'ergastolo. Continuo a dire che è innocente e basta. E di avere pazienza, mi dice di avere pazienza, che le cose verranno a galla.